In fondo c'era una domanda iniziale. Sì, il codice CER di sopravvaglio, della frazione secca, del sottovaglio, stabilizzato dalla frazione organica. E poi c'è una considerazione che stanno utilizzando le ceneri come strumento per la produzione di un elemento matrix per utilizzarlo in edilizia. Quale certificazione abbiamo sapendo che le ceneri sono tossiche o devono avere dei processi lunghi per la stabilizzazione? Se rispondi alla prima, poi c'è di matrix. Allora, sui rifiuti, oggi la gestione dei rifiuti in Campania, diciamo, è governata dalla regione, perché avviene su base regionale. I rifiuti urbani, diciamo, che sono residuali della raccolta differenziata, che quest'anno, diciamo, arriveranno circa a 1.600.000, quindi c'è già in corso una ulteriore riduzione rispetto ai numeri che voi avete visto prima per esito della raccolta differenziata per la riduzione dei rifiuti. Questi rifiuti in parte vengono conferiti così come diciamo i rifiuti attuali a due discariche, anzi a tre discariche che sono comunque che si esauriranno, che però sono ancora attive per i rifiuti urbani. Circa 300.000 tonnellate all'anno, grosso modo, però sono discariche che presto esauriranno. Le restanti circa 1.300.000 vengono conferite ai 7 STIR della Regione Campania, che sono 3 STIR in provincia di Napoli, Caivano, che è gestito da noi, Tufino e Giuliano, gestiti dalla società provinciale. Poi ci sono le altre province, hanno altri 4 STIR, Casalduni, Piano d'Argine, Santa Maria Capovetere e Battipaglia. Quindi i rifiuti. Poi ci sono anche, diciamo, dei flussi interprovinciali per effetto di diversi accordi che hanno fatto le province tra di loro, e questo viene governato dalla regione. Questo è 1.300.000 tonnellate di rifiuto urbano che vengono trattate da gestire, la parte secca che è circa, diciamo, 700.000-800.000 tonnellate, quella, diciamo, 600.000 sono per la Cerra, le altre devono trovare un'altra destinazione. La risposta è questa, qui arrivano rifiuti da tutta la Campania. Così pure la parte umida, oggi che sono le altre, diciamo, 500.000 tonnellate, stanno andando in discarica anche fuori dalla Campania, anzi in maggior parte fuori dalla Campania, perché in Campania non ci sono discariche per raccogliere questa. Arriva da tutto. Il codice di questo rifiuto è il 19-12-12, e noi riceviamo, diciamo, esclusivamente rifiuti provenienti da questi STIR, quindi, diciamo, la cosiddetta frazione secca. Facciamo dei controlli, c'è il controllo, diciamo, della radioattività, c'è un controllo, diciamo, semestrale di tipo analitico merceologico, e poi c'è, diciamo, il controllo visivo nel locale di scarico. Voi vedete, noi abbiamo un operatore fisso che controlla visivamente, diciamo, il contenuto dei camion. Il codice, diciamo, ve l'ho detto. No, poi abbiamo un riceviamo in un anno 7 tonnellate da residuo 250. Riceviamo un rifiuto, diciamo, industriale, che è prodotto da una società che effettua la lavorazione del ferro che viene recuperato dallo STIR di Caivano. Questo per un, per un accordo fatto dalla Protezione Civile, è un altro dato interessante. Con questa ditta, il ferro che viene recuperato dall'impianto di Caivano viene trattato da un'impresa in provincia di Salerno, che in effetto, diciamo, la pulizia per mandare il ferro al recupero, si genera un residuo che è combustibile, perché sono i pezzetti di plastica o di carta che vengono ripuliti dal ferro. Sono circa 250-300 tonnellate all'anno rispetto alle 600.000 che vengono conferite nel piano. Questi sono, diciamo, gli unici tipologie di rifiuti che vengono, diciamo, conferite all'impianto. Grazie. Ecco, c'era un tema che avevamo posto riguardo alla classificazione delle scorie e al matrix che è stato citato. Per quanto riguarda la classificazione delle ceneri pesanti in gergo scorie, non sono materiale pericoloso, attenzione, la classificazione prima di dire che queste ceneri pesanti si qualificano come materiale pericoloso, ci sono una serie di considerazioni state effettuate. Dalle analisi fatte dall'ARPA sul
ceneri pesanti dell'impianto di Acerra, come pure per la verità degli altri nostri impianti, non risultano pericolose. Però la normativa è in fieri, quindi vedremo, la teniamo monitorata e vedremo negli anni cosa succede. Per quanto riguarda il Matrix, con la considerazione, Matrix è il nome commerciale del residuo del trattamento delle ceneri pesanti che prima vi è stato rappresentato. Vediamo se lo troviamo. Pagina 13. La slide, ecco, pagina 13, la potete vedere. Il nostro obiettivo è fare in modo che sia la più ridotta possibile la quantità di materiali che non vengono recuperati. Quindi anche per quanto riguarda le ceneri pesanti, dopo una serie di trattamenti si ottengono i materiali ferrosi, come diceva prima Ingegner Zaniboni, che dopo pulizia vengono portate alle acciaierie, alle fonderie per il loro riutilizzo. Materiali non ferrosi, stessa cosa. E poi gli inerti. Di questi inerti esistono delle modalità di trattamento diverso, che vanno per la maggior parte questi inerti, dal conferimento di questi inerti nei cementifici. In altra parte questi inerti vengono trattati con tecnologie e modalità anche di avanguardia, devo dire, molto, molto avanzate, per trasformare questi che sono rifiuti in prodotti, secondo la prassi, le modalità normative previste in questo settore, e quindi reimmessi nel mercato in larga misura dell'edilizia per un loro recupero. Matrix è uno di questi nomi commerciali che sono coperti da brevetto, sia come marchio sia come trattamento, soprattutto come trattamento, ma ce ne sono molti altri, e il nostro stesso gruppo sta studiando delle modalità con degli esperti, società esperte del settore, per ottimizzare ulteriormente questa raccolta. Però quello che credo sia importante è che abbiate in mente qual è la finalità: ridurre, cioè riutilizzare tutto quanto è possibile rispetto a quanto entra dal passo carraio dell'impianto.